Lui è Boris. Boris è stato un cagnolino dolcissimo, uno dei più bravi, anche se ora è un birbantone che sempre gioca con suo fratello e gli fa le coccole a suo fratello, lo accarezza, lo bacia, però ogni tanto... Sì, ma è più suo fratello che si approfitta del fatto che lui è più piccolino. Lui è il fratello più piccolo di Ciccio, ma è identico a Ciccio. Sì, la storia, stavo dicendo, quando è partito Ciccio, loro con Ciccio erano sempre insieme e giocavano. E poi, se ti ricordi, è andato a mettersi sotto una pedana. Sì, è stato tanto male i primi giorni, per tre settimane non è uscito, non voleva mangiare, mangiava poco, non voleva giocare, non voleva fare niente. È un cagnolino molto dolce. Diciamo che i figli di Priscilla sono tutti cagnolini abbastanza tranquilli e con l'umano sono veramente meravigliosi, ma anche con i suoi simili. Però certo, tra maschietti ogni tanto, ricordano che uno deve comandare e non hanno deciso ancora chi. Lui è convinto che comanderà lui, vero Fidel? E Boris non è d'accordo. E poi non solo, quando è andata via Priscilla, sua mamma, sempre lui è stato il cagnolino che ne ha risentito di più, perché per loro sia la mamma sia Ciccio erano due punti di riferimento, è vero? E lui è un cagnolino molto sensibile, tra di loro probabilmente è più sensibile. Quindi cerca una famiglia, cerca una casetta e ora anche per loro. E quando lo prendiamo in braccio fa questo musino. D'altronde è bravissimo. Mi fa ridere quando lo vedo, quando lo prendo in braccio più che quando lo vedo. Comunque telefonate per lui, condividete per lui perché è molto importante. È un amore, è un amore. Eccoli qua. I nostri cagnolini non sono cattivi. Sono umani, più di umani, è vero. Il suo cuore è dolcissimo, meglio del nostro 100 volte, e poi sono anche dei cuoricini che camminano, anche se sono diventati grandi, sono dei cuoricini che camminano. Eccolo qua, in tutto il suo splendore. Quasi quasi che c'è sto sole dopo 2 o 3 giorni di pioggia e si sta addormentando. Poi come fai tu, se gli fai nell'orecchio così lui si addormenta, ma non vuole farlo davvero, Boris? Dai, tranquillo, guarda questo braccetto. La zampetta come ce l'hai? Anche quell'altro? Perché sei arrabbiato? Perché ti stiamo facendo il filmato che ti vogliamo fare andare via? Ma tu devi andare via, tutti dovete andare via, ok? Ok, condividete per lui e vi raccomando, speriamo che arriva una mamma per lui, la bacheca giusta, perché non ci vuole molto. È tutto una condivisione, non costa niente, ma per loro vale tanto. Ok? Ciao a tutti, e da Boris e da noi. Ehi, che fai tu? Ok, ciao.